Bentornati adesso a Saggezza TV, buonasera Beppe. Ciao Marcuri. Fabio. Passato buon Natale? Sì, tranquillo, famiglia, tu pure? Io, anch'io. Babbo Natale? Io no, al ristorante. Sì, in famiglia ma al ristorante. No, niente, no, no, non no. Ci si va. Chi l'ha detto, scusa? Era pieno sto ristorante. Lo so, ho detto no, noi per tradizione voi, no. Ah, ecco. Certo. E stiamo sempre in casa. Sì. Sono andato a Badia Pratale. Ci vuole il mutuo con quattro figli, no, quattro nuori, perché deve pagare il babbo. Sempre. È normale. Sei stato a Badia Pratale? Sì. Ci sta il caldo che c'è. È passato l'infanzia. No, ci sta bene. Ah, è vero, ci hai passato l'infanzia. Un bel ristorante, ce ne sono tanti, ma ce n'è uno dove vado io tutti gli anni e dà proprio un clima familiare. Ecco. Bene, questo è la Strapiana si è dovuto mandare via delle persone perché non c'era posto. Quindi vuol dire che comunque anche questa cosa del Natale, vedi, si sta un po' sfrondando, che va passato in casa. A proposito di casa e di Arezzo casa e di case dove c'è stato qualche problema, siamo in via Malpighi e ci piace constatare, dopo un po' quelle polemiche a distanza tra anche qualche consigliere comunale, anche il comune di Arezzo, Arezzo casa eccetera, effettivamente il cantiere è al lavoro, perché c'era stato dei problemi di infiltrazione, no? Come sai, qualche settimana fa, e quindi addirittura insomma in qualche casa pioveva e quindi il cantiere sembrava fermo da alcune settimane. Adesso invece, come ha detto Dindalini, gli operai stavano lavorando sulle gronde e poi è partita la seconda fase sul tetto, quindi per sistemare. Perché bene. Ridi? Non rido perché penso il perché sono venute fuori queste polemiche. Perché sono venute fuori? Perché ci sono due forze politiche in campo e essendo due forze politiche in campo l'una dice male dell'altro invece di collaborare. E questo è normale oggi nella politica, di faccio bene tutto io e sbagli tutto te. Quindi essendoci qui la gestione del comune diversa dalla gestione dell'Istituto delle Case Popolari, logicamente la polemica veniva alimentata per una questione politica soprattutto. Non per interessi dei residenti. Cioè, quindi tu dici che si è strumentalizzato sempre, il fatto del cantiere che sempre, può starci. Sempre. L'importante però è che la stanno facendo i lavori, sì. E quindi di conseguenza questa gente la mettono a posto, la mettono in sicurezza. Ecco, l'assessore Nisini è intervenuta dicendo ma perché Arezzo casa non ci informa quando ci sono dei problemi? Allora avevamo ragione noi nel dire che c'era l'amianto sbriciolato, che insomma c'era una serie di problematiche e Arezzo casa non ci ha informati. Dindalini dice che invece ovviamente è stato fatto tutto. C'è un consiglio di amministrazione di Arezzo Casa nel quale sono rappresentati un po' tutti gli enti, fra cui sicuramente anche il comune, e quindi il rappresentante del comune perché non ha informato l'amministrazione di problematiche che ci potevano essere. Non era il presidente che doveva farlo, comunque se voleva farlo lo poteva fare anche il presidente, questo è evidente, però ci sono anche membri del consiglio di amministrazione che vivono il consiglio di amministrazione e partecipano alle delibere di Arezzo Casa e quindi possono dire benissimo, riferire al comune cosa avviene all'interno di Arezzo Casa. Secondo te quindi cioè un cantiere di questo tipo, che può avere anche la sua complessità, può essere normale che ci siano dei tempi più lunghi o sicuramente di interruzioni? Sì, sai, ci sono problematiche, burocrazie che imperversano, sono lunghissime, quindi ci sta anche. Poi l'impresa magari che non è pronta in quel momento, ma fa altri lavori e deve aspettare, non so se ha avuto a fare con l'edilizia personalmente, ma le problematiche sono queste. Non dipende mai da quello che è davanti, ma dipende sempre da quello che manca. E così magari può essere successo anche qui. Soltanto dico, la strumentalizzazione politica come al solito va sempre avanti. Tu spezzi una lancia per Dindalini, mi sembra di più. No, io non spezzo una lancia né per Dindalini, né per il sindaco, né per la Lati, né per nessuno. Io dico semplicemente solo che purtroppo in Italia quando c'è una parte avversa si tende ad evidenziare il male che possa aver fatto la parte avversa e basta, non si fanno gli interessi di coloro i quali hanno il problema, come in questo caso. Comunque mi piace sottolineare che subito dopo Natale, nonostante che poteva esserci non so, una cosa, come si dice? Il cantiere è inattivo e li vediamo effettivamente, sì, sul tetto i lavoratori. Quindi è bello oggi lavorare anche abbastanza. Facciamo bene. Gli auguri anche a questi operai che fanno questi lavori. E ci credo. Che, insomma, perché lavorare fuori oggi non è bello. È un po' freddino. Non è bello. È bene che abbiano il lavoro, sì, ovviamente, sì. Ma ovviamente sono quei lavori usuranti, come si può dire, che non sono facili. Ci vediamo domani. Ciao.